i punti neri, tutte le schifezze, dovuta, dovuta. Dovuta. Ma come sono carina con questa maschera, no, veramente, questa molletta in testa sono troppo chic. Ma come si dice, che bella va a parì, non può che andare a soffrire. Ciao ragazzi, eccoci con un nuovo video. Sono felicissima che il video di ieri vi è piaciuto. Perché come sapete, se ancora non lo sapete, io carico un video al giorno, ogni giorno, perché mi fa piacere stare in contatto con voi, mi fa piacere caricare tanti tanti video, perché comunque è una mia grandissima passione e sono felice quando lo faccio. E ho anche un secondo canale, infatti molto spesso se casomai dovesse capitare un giorno che non trovate il mio video, che non c'è un mio video nuovo, vuol dire che c'è sul mio secondo canale, perché carico un video al giorno o qui o sul mio secondo canale, forse anche due al giorno, qui o non lì, quindi tenete d'occhio anche il mio secondo canale. Ricettina, finalmente, ci mancavano tanto queste ricettine, quindi subito ho pensato di farvi questo video, perché in passato avevo fatto la ricetta della Black Mask, però era praticamente una semplice maschera. Adesso faccio la versione avanzata, Black Mask Carlita 2.0, cioè praticamente peel off, quindi quella che si toglie, perché voi mi avete chiesto in tantissime che volevate questa qua, è vero ragazze? Mettetemi un bel pollice in su e fatemi capire che volevate questa ricetta, e soprattutto supportatemi mettendo tanti like ai miei video di cosmetici naturali, quindi fai da te, così vi faccio tante altre ricettine adesso in procinto dell'estate e voglio fare tante altre cose belle per i capelli, per il corpo, per il viso, quindi like, così mi incoraggio. Ragazze, questa ricetta è super figa perché funziona tantissimo, ancora meglio dell'altra, però vi devo dire questa cosa: se avete la pelle molto molto delicata, allora non la fate su tutto il viso, la fate solo nella zona T, quindi naso, fronte e mento, oppure continuate a fare quell'altra, quindi quella che vi ho fatto il video, vi lascio il link nel box informazione, che non era peel off, quella là è molto più delicata, quindi sicuro non vi aggredisce. Iniziamo subito. Allora ci serve come al solito il carbone vegetale, e ancora questo qua, perché l'avevo comprato sul mercato, pagato pochi euro, comunque lo trovate dappertutto in farmacia, andateci con i piedi di piombo perché vi sparano delle cifre assurde, comunque tipo lo dovreste pagare su 3 euro. Prima cosa, prendo un po' di carta e vado a polverizzare le mie pasticchette di carbone. Io ne userò 4 pasticchette di carbone vegetale che vado a polverizzare. Ecco qua, vedete? Con il mattarello, oppure uno schiacciacarne, quello che volete voi. Comunque, a questo punto mettiamo un attimo da parte la nostra polverina e ci andiamo a scaldare un pochino di latte. Io, come sapete, non bevo latte vaccino, quindi andrò a utilizzare il latte di soia. Comunque, se voi avete in cucina il latte normale, mettete quello che volete voi. E vado a mettere un pochino qua dentro a scaldare. Ok, mentre il latte scalda sul fuoco, vado a prendere, ragazze, la mia colla di pesce, gelatina in foglio, colla di pesce. Questa qua la trovate al supermercato a pochissimi euro, serve per fare i dolci. Che poi dovete sapere che questa qua io la tengo soltanto per farmi le ricette dei punti neri, perché anche in passato vi feci un'altra ricetta proprio per i punti neri con la colla di pesce e la gelatina in foglio, quindi ce l'ho a casa solo per farmi i punti neri. Questa ricetta che vi faccio vedere adesso, ragazze, è una fusion. E proprio, ma oggi questi termini super tecnici, ma che cos'è? Praticamente un'unione della ricetta quella vecchia con la colla di pesce, con la ricetta quella nuova che avevo fatto del carbone vegetale attivo. Quindi ho fatto un'unione delle due per fare una nuova versione super aggiornata, che è veramente la migliore di tutti, è super efficace. Ho dei fogli, forse li trovate anche in negozi per dolci, per pasticcerie. 3 fogli di colla di pesce e li vado a tagliuzzare. Con l'aiuto di una forbice da ragazza li faccio un po' più piccolini, così è più rapido, cioè si scioglie prima, perché adesso lo dobbiamo andare a sciogliere nel latte, quindi se lo fate a pezzettini fate prima. Ecco ragazze, il nostro latte si è riscaldato, si è proprio bollito, insomma. Quindi in una ciotolina qua vado a mettere un paio cucchiai di latte, 1 e 2, e ci vado a mettere i miei fogli di colla di pesce, appunto, che si devono sciogliere, come vi ho detto. Quindi adesso, con pazienza, lo dovete proprio far bollire il latte, così si sciolgono prima. Basta mescolare, man mano si scioglie tutto. Per facilitare questa operazione potreste anche mettere il vostro contenitore, ovviamente se è un contenitore adatto, qualche secondo nel microonde. In questo modo si scioglierà ancora prima.
Praticamente, ragazzi, il procedimento è molto molto simile a quello appunto del mio video vecchio di tanti tanti anni fa. Praticamente adesso ci andiamo ad aggiungere di diverso soltanto il carbone vegetale, quindi lo dovreste già fare tutte, perché più o meno quella ricetta là la conoscete tutte, ormai è famosissima. Non è tutto sciolto, è diventato proprio una gelatina. Da aggiungere il mio carbone vegetale attivo, ecco qua. Quindi adesso non ci resta che mescolare. Miscolo, miscolo, miscolo. E mi diventa appunto la black mask, ovvero questa maschera gelatinosa tutta nera. Assicuratevi che non sia ancora calda, soprattutto se avete riscaldato di nuovo a bagnomaria o a microonde per farcela lasciare la colla di pesce. Quando poi l'applicate sul viso deve essere comunque fredda, se non tiepida, se no vi bruciate, mi raccomando. Ecco ragazze, vedete, questa è la consistenza della maschera. Cioè, voglio far vedere da vicino per farvi capire che è proprio tipo come quelle là comprate black mask. Cioè, è un gel bello compatto compatto, nero nero, che adesso dobbiamo andare a applicare sul nostro viso con l'aiuto di un vecchio pennellino, questo qua da trucco, e uno specchio. Yeah, adesso ce l'ho. Stranamente ce l'ho a portata di mano. Vado ad applicare la maschera. È bellissima. Se seguite le mie indicazioni, mi viene proprio della consistenza perfetta per essere poi strappata via. Mettetela dove avete le impurità. Questa strappa via tutte, tutte le impurità, tutti i punti neri, tutte le schifezze, tutto, tutto, tutto. E per finire, un po' anche sulla fronte. Ma come sono carina con questa maschera! No, veramente, questa molletta e testa sono troppo chic. Ma come si dice, che bella va a parì, non può che andare a soffrire. Ed eccoci qua ragazze, con la faccia immobilizzata. Ah, guardate, non riesco a parlare perché praticamente si sta indurendo. E sono passati tipo 5 minuti e già è abbastanza dura, quindi davvero poco per indurirsi. Viva Weppa, non vedo l'ora di toglierla e vedere il mio viso libero da tutte le impurità e le schifezze. Ok ragazzi, sono passati tipo 15 minuti e la maschera tira parecchio, cioè è diventata bella dura, quindi la cosa mi fa piacere è che subito subito si indurisce, quindi ho aspettato proprio tanto, ma già dopo 10 minuti già era bella dura, quindi già posso andare a rimuoverla. Vedete come viene via facilmente? Oh wow, vengono via un sacco di schifezzine ragazze, fantastico. La cosa più bella della maschera è guardare questo petto, farci tanti esseri viventi. Attenzione ragazze a non andare sul contorno occhi, perché io sono andata giusto giusto giusto, però in questa zona qua vi potrebbe fare male, mi raccomando. Invece su naso, fronte e mento, come vi ho detto all'inizio, è super tranquillo, quindi anche se avete la pelle delicata, naso, fronte e mento non vi fa nulla, quindi lo potete mettere. Oh, mamma mia quante schifezze, oddio, ho un nuovo naso. Ecco qua. Ehi, vengono via, vengono via tutto, 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 incredibile. Ragazzi, per rimuovere questi piccoli residui, io ho preso quel pochino di latte che mi era rimasto, l'ho intiepidito ancora un po', e con un batuffoletto vengono tutti tutti via. E vi fate anche un trattamento lenitivo per la pelle che abbiamo un po' stressato andando a tirare, no? Che ragazzi, adesso la nostra pelle è veramente super pulita e senza impurità. Io ci vado a mettere un pochino di cremina idratante lenitiva. Io nello specifico utilizzo questa qua che vi ho fatto vedere di recente in uno degli ultimi video dei prodotti al supermercato. Voi potete utilizzare la vostra crema idratante o comunque una crema ad esempio lenitiva per bambini eccetera, in modo che andiamo a lenire comunque la pelle. Ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, se vi è piaciuto lasciatemi un bel pollice in su, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al mio canale e ci vediamo domani con un nuovo video.